Adesso si spiegano gli stendini con l'ombrello. È una specie di aperitivo, è un martini rosso con una fetta di arancia e un cubetto di ghiaccio. Ho dovuto chiedere, ho visto in tanti lo stavano bevendo, allora io ho dovuto chiedere, ma cos'è questo? Mi fanno un martini rojo, un martini rosso, e quindi almeno ho saputo cosa ordinare. Io lo chiamerò Font Basco, poi non so se abbia un nome o no, Euskal qualcosa. Sulla wiki spagnola trovi tipografia vasca, quindi non saprei, però dai, per capirci è quella che ho ripreso prima in più posti. È un font che trovi, da quello che ho capito, più facilmente nella zona vecchia, nel casco viejo, probabilmente proprio per il discorso magari botteghe più vecchie che usavano ancora questo font qua, mentre ovvio che Zara, Starbucks, Primark, così, c'hanno loro multinazionali, quindi tutto qua. Questo è sicuramente un buon esempio. E non poteva mancare il negozio di cappelli, sombreros. Bandiera della Navarra. Anche questa potrebbe essere un po' più moderna, la Ampo Luisi, un'altra variante. Le alici del Cantabrico, vivendo in un mare, in un oceano comunque freddo, a bassa temperatura, con una buona ossigenazione, arrivano ad avere una polpa, una carne più spessa. Raggiungono uno strato di grasso più spesso. Sto a quello che ho letto sulla wiki, ovvero che sembra che i pescatori del Cantabrico non considerassero pregiate le loro alici,
costi, quindi in pratica le usavano, così sembra, come esca per i pesci più grossi. Mentre invece in Italia le alici erano richiestissime, quindi gli italiani, venuti a sapere dell'abbondanza di alici nel mare del Cantabrico e della poca considerazione, hanno cominciato a mandare gente qua su queste sponde, ecco. Ma sembra che gli italiani, sovraccarichi di richiesta invece di queste alici, cominciarono proprio a tipo ad allenare i pescatori spagnoli, baschi, a pescare, non so, con nuove tecniche, o comunque anche solo a insegnare il metodo di conservazione. E infatti in alcuni paesi ci sono ancora delle ditte italiane. Ho trovato un business e il prodotto d'oro che avevano trovato cominciarono a spedirlo anche in Italia, le famose acciughe del Mar Cantabrico, che costano più o meno un occhio della testa al supermercato. Buone buone. E questa penso sia addirittura una marmellata, è dolcissima. Sicuramente non sono le alici, che anzi sono salatissime. Dolce salato, però secondo me non sempre ci sta in questo caso. C'è questa già più classica, peperone, c'è anche un peperoncino piccante. Questo è proprio un muy buena, peperone, acciuga. Buonissimo. Questo è un chuleton. Tipo costata, anziana costata, chiama semplicemente l'alimentazione della vacca. Vi dirò, un po' strana perché sa addirittura di formaggio, ho mangiato un pezzo al sangue, sapeva proprio di formaggio. Una parte abbastanza grassa che sa veramente incredibile, tipo di crosta di grana. Allora in pratica loro te la portano cruda e te la mettono qua all'estremità, che è più rialzata dal carbone. Poi chiaramente se te la vuoi cuocere un po' di più te la sposti qua e te la cuoci pian piano. Due patatine in salata e questo è lo spettacolo. E chuleton. Chuleta. Buonissima, buonissima. Giuro che a certi morsi non sembra neanche di mangiare carne. Per il gusto veramente di crosta di grana, per capirci proprio. Quel gusto lì c'ha. Io non sono un grande esperto di carne, anzi, però devo dire che è il grasso che ha il gusto diverso. Poi la carne è carne, però è proprio il grasso che dà quel tocco diverso, tocco in più o in meno a seconda dei gusti. Adesso c'è la meringa, quella di... c'è meringa. For YouTube. Yeah.
bomba questi forse, Buoni sono buoni. Lo zaino sta esplodendo, pieno di roba.